Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di politica, partendo da Pescara, dove la maggioranza in comune ha dovuto attendere nella tarda serata di ieri il rientro da Milano del sindaco Marco Alessandrini per approvare in consiglio l'affidamento della gestione del cimitero di San Silvestro ad Attiva. Questa mattina le opposizioni di centrodestra sono andate al contrattacco. Alessandrini, dicono, non ha più i numeri e non può amministrare la città in questo modo per altri 2 anni. Il punto nel servizio di Andrea Costantini. Marcello Antonelli, il giorno delle riflessioni, a poche ore dalla fine di un consiglio comunale dove la maggioranza è andata in grandissima difficoltà, ma la gestione dei cimiteri, lei ha detto, è un po' il casus belli, ma in realtà c'è altro da dire. Sì, abbiamo ricordato che siamo di fronte di fatto a un atto che non ha grande rilevanza politica. Ha una grande rilevanza dal punto di vista amministrativo, perché tenere chiuso il cimitero di San Silvestro è evidente questione che riguarda un po' tutti i cittadini, però sul piano politico non c'erano grandi dissensi, quindi quella è stata l'occasione all'interno della quale sono esplose tutte le contraddizioni, le divisioni che ci sono all'interno della maggioranza, che non riguardano solo la lista Teodoro, ma anche consiglieri comunali del Partito Democratico e anche consiglieri comunali delle liste civiche. Insomma, un quadro assolutamente confuso e che si può sostanziare semplicemente dal fatto che Alessandrini e la sua giunta non hanno più una maggioranza in consiglio comunale, e quindi noi vogliamo dire alla città che c'è grande preoccupazione, perché a 2 anni dalle elezioni giungere già in questo stato comatoso significa di fatto paralizzare la città, e Pescara non se lo può permettere, come tutte le città d'Italia. E soprattutto riteniamo che vada scritta una pagina nuova. Delle due l'una: o Alessandrini si dimette e lascia la parola ai cittadini pescaresi, agli elettori pescaresi, oppure viene in consiglio comunale e rivede completamente l'assetto della sua amministrazione, che è anche molto scadente dal punto di vista qualitativo. A tal proposito, state anche lavorando per una mozione di sfiducia, proprio per indurre il primo cittadino a venire a parlare appunto in consiglio comunale e vedere se c'è una maggioranza ancora. Assolutamente sì, poiché Alessandrini fa finta di niente, mi pare che l'atteggiamento sia di quello che mette la testa sotto la sabbia facendo finta che nulla sia successo. Non è così, noi siamo, ripeto, preoccupati al fatto che si vogliono far passare 2 anni in queste condizioni, non glielo permetteremo né a Alessandrini né ai suoi, quindi stimoleremo ogni dibattito possibile che sia utile a fare chiarezza, e se non ci sono le condizioni numeriche Alessandrini dovrà prenderne atto, ridare la parola ai cittadini pescaresi. Fondi fuori sacco alla Saga, società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Per l'opposizione di centrodestra in consiglio regionale non ci sono però certezze sulla copertura economica della variazione di bilancio. Daniele Rosone. Archiviate le polemiche di portata nazionale sulle ragazze reggitrici di ombrelli a Fonderia Abruzzo, torna oggi a riunirsi il Consiglio regionale. Tema caldo che sarà inserito all'ordine del giorno e già oggetto di vivace dibattito in prima commissione bilancio, un nuovo finanziamento a favore della Saga, la società regionale che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, di 1.250.000 euro per il 2017, di 2,5 milioni di euro per il 2018 e anche per il 2019. Soldi che serviranno, si legge nella bozza dell'emendamento, per finanziare un piano strategico di promozione volto ad affermare il brand Abruzzo nei mercati di riferimento. Ma ci sono diverse disposizioni normative, probabilmente la più importante, ma adesso siamo ancora in fase di commissione, vedremo se va in aula oggi o al prossimo consiglio, mi auguro che vada oggi, c'è il finanziamento alle spese di funzionamento della Saga, fatta secondo norma europea, non più i pasticci del passato per cui poi veniva impugnato dal governo e del governo la Corte Costituzionale faceva decadere le leggi. In questo caso finanziamo nei limiti di ciò che è considerato dall'Europa non aiuto di Stato. La regione, la parte pubblica, in questo caso la regione, può partecipare alle spese di funzionamento per gli aeroporti, ma solo se è finalizzato alla promozione della regione, quindi in termini turistici, però nei limiti di una cifra. Oltre quella viene considerata aiuto di Stato. Noi stiamo operando nei limiti di quella cifra. Tutto il resto Saga da alcuni anni sta lavorando perché il mercato risolva il problema dei minori finanziamenti, tant'è che c'è stato un bando di gara e quel bando di gara si è stato aggiudicato da alcune compagnie e noi continuiamo. Questi soldi servono esattamente per metterle poi a gara le rotte. L'opposizione di centrodestra promostra già forti perplessità, soprattutto per le coperture economiche.
Per il Movimento 5 Stelle, il Consiglio regionale continua a non affrontare i temi che interessano davvero gli abruzzesi. Sul finanziamento alla saga noi non ci siamo mai opposti, perché insomma l'aeroporto d'Abruzzo per noi è la seconda infrastruttura regionale dopo il porto di Ortona, per cui credo che sia giusto e doveroso intervenire. E il problema è che non si può arrivare ad un finanziamento, peraltro di 2,5 milioni di euro, portando un emendamentino di 2 righe. Non si capisce dove vengono presi i soldi. Qualcuno dice che i soldi sono stati presi dal trasporto pubblico locale, dal capitolo che già è un sotto di 10 milioni di euro. Quindi francamente noi non abbiamo nulla, ripeto, contro il finanziamento della saga e dell'aeroporto d'Abruzzo. Abbiamo problemi nel capire come si arriva a questo finanziamento. Come al solito la fretta è cattiva consigliera, come al solito qua si amministra in totale disorganizzazione, e questi sono i risultati. Rimandato ormai da parecchio tempo, quasi a tempo indeterminato. È chiaro che la regione in questo momento è un po' in impasse. In impasse è il Presidente del Consiglio, in impasse anche il Presidente della Regione. E noi attendiamo fiduciosi che prima o poi questo immobilismo finisca e noi cominciamo a discutere anche di cose un po' importanti che la regione ne ha bisogno. Il servizio era di Filippo Tronca e non di Daniela Rossone, che invece ascoltiamo nel prossimo servizio per quanto concerne una importante operazione della Guardia di Finanza all'Aquila. Mesi e mesi di indagini, pedinamenti e intercettazioni. Così i militari della Guardia di Finanza dell'Aquila, su delega della Procura guidata dal procuratore Michele Renzo e coordinati dal PM Stefano Gallo, hanno dato un duro colpo a un gruppo criminale che operava nel settore dell'importazione e commercio delle autovetture usate provenienti dall'estero. I finanzieri hanno eseguito in mattinata 32 perquisizioni presso le abitazioni, gli studi e concessionari degli appartenenti al sodalizio che sarebbe capeggiato da un aquilano di 49 anni, nome noto nel mondo del commercio di autoveicoli usati. Sfruttando le maglie larghe della normativa sulla nazionalizzazione di veicoli usati provenienti da altri paesi della Comunità Europea, l'uomo, attraverso una fitta rete di collaboratori, reperiva in Germania e provvedeva al materiale ritiro degli stessi autoveicoli usati e, con la complicità dei propri clienti, provvedeva ad immatricolarli in Italia tramite una falsa autocertificazione presentata presso la motorizzazione civile da parte degli acquirenti, che dichiaravano di aver acquistato in prima persona, quali privati compratori, le citate autovetture. In questo modo non veniva pagata l'IVA sulle transazioni, che invece era dovuta, così compiendo numerose truffe aggravate in danno dello Stato e dell'erario. Il mancato pagamento delle imposte portava un duplice vantaggio, sia per chi acquistava, che si vedeva praticato un prezzo più vantaggioso rispetto a quello di mercato per via dei diversi margini di guadagno ottenuti tramite l'evasione fiscale, che per chi vendeva, che non comparendo per nulla nella transazione evitava così il pagamento delle imposte. Le indagini hanno permesso di evidenziare che l'aquilano lucrava ulteriormente sulle transazioni effettuate, in quanto, usufruendo della normativa europea sugli acquisti intracomunitari, comprava sul mercato tedesco al netto dell'IVA, facendo invece pagare il prezzo comprensivo dell'imposta ai propri clienti. Dunque lui non solo guadagnava sul mancato pagamento delle imposte, ma faceva pagare un prezzo superiore a quello da lui realmente sostenuto ai propri clienti, trattenendo per sé la differenza. I sequestri operati ammontano ad oltre 1 milione di euro, effettuati nei confronti dei conti correnti, degli immobili e delle auto giacenti sui piazzali dei concessionari, riconducibili al sodalizio criminale. La specifica azione ispettiva della Guardia di Finanza mira ad evitare alterazioni di mercato, a tutelare la corretta concorrenza e a proteggere anche gli operatori del settore che lavorano invece in maniera lecita, colpendo anche coloro che, per conseguire facili ed illeciti risparmi, si prestano a colludere nelle azioni criminose ideate e realizzate dai commercianti disonesti e senza scrupoli. E ora cambiamo pagina, parliamo di post terremoto, perché un fondo di garanzia di 15 milioni di euro finanzierà le piccole imprese dei territori terremotati. L'iniziativa è delle fondazioni bancarie, tra le quali la fondazione Tercas e Intesa San Paolo. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Micro, piccole e medie imprese dei territori colpiti dagli ultimi eventi sismici potranno attingere sostegno economico da un fondo speciale di 15 milioni di euro. Infatti, grazie alla raccolta effettuata da Acri tra le fondazioni bancarie, tra le quali anche la fondazione Tercas, e alla collaborazione con Intesa San Paolo, le piccole imprese del Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo potranno ricevere finanziamenti per investimenti destinati al ripristino o alla riconversione dell'attività aziendale oppure per esigenze di liquidità.
Ad annunciarlo è la presidente della Fondazione Tercas, Enrica Salvatore, che ha sottolineato come questo sarà possibile grazie a un fondo di garanzia che finanzierà a tassi particolarmente contenuti, fino al 100% dei costi sostenuti dal beneficiario, con un massimo di 30.000 euro. Si tratta di un fondo di garanzia costituito dalle fondazioni aderenti all'ACRI che si propongono di finanziare le imprese profit, e di qui una particolarità, chiaramente in fondazione si parla sempre di imprese non profit, qui oggi parliamo di imprese profit, quindi un finanziamento a favore delle imprese profit che possa essere pari al massimo a 30.000 euro, che possa essere utilizzato per diverse tipologie, per investimenti oppure per esigenze di liquidità. Quindi ciascuna impresa che avrà, che ritiene di avere la sede operativa, ovvero la sede legale presso uno dei comuni elencati dal decreto, quindi uno dei comuni del cratere, potrà usufruire di questo fondo di garanzia e quindi chiedere prestiti fino a 30.000 euro. La durata massima del prestito sarà di 60 mesi per finanziamenti destinati al sostegno di investimenti, di 36 mesi per sostenere la liquidità. L'azienda interessata a un finanziamento potrà presentare domanda presso una filiale del gruppo Intesa San Paolo e per conoscenza alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. E ora parliamo di lavoro. Presidio questa mattina davanti ai cancelli della Tomasetti Meccanica di Chieti da parte dei lavoratori e anche della meccanica Eltom di Casale Incontrada per chiedere certezze sul futuro occupazionale. Quali sono i motivi di questo sit-in che si tiene questa mattina qui a Chieti Scalo? Sì, noi siamo molto preoccupati per il futuro occupazionale di queste due aziende riconducibili al signor Tomasetti, la Tomasetti Meccanica di Precisione di Chieti Scalo e la meccanica Eltom di Casale Incontrada. Diciamo, sono quasi una cinquantina di lavoratori fra tutte e due le aziende. Siamo molto preoccupati perché l'azienda sta subendo un calo importante di commesse, ma nello stesso tempo subisce anche un problema di salute della proprietà. Noi pensiamo che c'è solo un'unica soluzione in questo momento, c'è bisogno urgente di un amministratore di sostegno che tuteli gli interessi dei lavoratori, quindi posti di lavoro e in fin dei conti anche gli interessi della proprietà aziendale. Ovviamente i lavoratori sono preoccupati per il futuro occupazionale? Certamente, noi siamo fortemente preoccupati, i lavoratori, noi pensiamo che se non si corre a rimedi nei prossimi massimo 3-4 mesi, veramente la vita di queste due aziende e quindi l'occupazione di queste 50 persone sarà messa a dura prova. Parliamo di aziende che si occupano di meccanica di precisione. Sì, queste due aziende sono specializzate nella rettifica e nella tornitura di materiali ferrosi, sono aziende che annoverano nel loro cachet di clienti importantissimi, multinazionali, molto importanti a livello nazionale ed internazionale. Parliamo ora di sanità, perché nel corso dell'incontro che si è tenuto in prefettura a Pescara il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha incontrato fra gli altri il sindaco della città vestina Mario Semproni dinanzi al prefetto di Pescara per parlare delle problematiche dell'ospedale San Massimo. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Un gruppo di esponenti del comitato Salviamo l'ospedale di Penne e sindaci dell'area vestina sono stati accolti dopo la protesta del 29 giugno scorso dal prefetto Sua Eccellenza Francesco Provolo e dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso per cercare di salvare il più possibile l'ormai declino dell'ospedale San Massimo. Ho visto tanta disponibilità nel senso pratico, perché lui non ci ha fatto false promesse e ci ha fatto l'esempio come quello che ti dà magari un assegno e dopo quell'assegno è scoperto. Ci ha fatto delle promesse che al momento non sono reali, ma ci sono tante condizioni per farle diventare reali. Bisogna intervenire in merito con un progetto adeguato e ripristinato. Rassicuriamo un pochettino tutti i cittadini e gli chiediamo di darci sempre più forza, perché solo così riusciremo ad avere le cose. Le cose si stanno mettendo bene, ci dobbiamo risentire con un'altra piccola delegazione
l'aggregazione di Salviamo l'ospedale di Penne, cosa che ci sta dando un grosso successo, perché come dicevo prima la salute non è né di destra né di sinistra né di centro. Come detto all'incontro era presente il presidente Luciano D'Alfonso, che si è detto del tutto favorevole a portare avanti il dialogo con il comitato, e entro metà settembre ci sarà un tavolo per esaminare caso per caso alcune specializzazioni che devono funzionare e dare a tutti risposte della verità. Li ho ascoltati con interesse, ho trovato una discussione documentata, una discussione che fa riferimento anche al valore di esperienza, alla tradizione di questa sanità vestina. Noi siamo blindati da una parte dalle leggi e dalla programmazione nazionale e dall'altra parte dal fabbisogno del territorio di avere sicurezza su questo fronte. Io ho garantito che ci troveremo frontalmente tra rappresentanti del comitato, i comuni, i sindaci e i vertici della sanità pescarese per vedere cos'altro si può integrare, fermo rimanendo il rispetto della programmazione nazionale e ciò che le leggi ci impongono di tenere da conto. Allora dobbiamo mettere in campo un atteggiamento serio, rigoroso, che aggiunga tutto ciò che si può aggiungere in un quadro di rispetto della programmazione. Cambiamo ancora pagina. Il Corpo Nazionale delle Capitanerie di Porto, la Federazione Italiana Piloti Porti e l'Associazione Italiana Gruppo Ormeggiatori hanno sottoscritto questa mattina a Pescara un importante disciplinare tecnico-operativo di soccorso in mare. Ammiraglio, oggi presentate questo importante protocollo, questo accordo che prevede importanti novità per quanto riguarda le operazioni di salvataggio in mare. Beh, non è tanto una novità quanto praticamente la formalizzazione, la standardizzazione di interventi di soccorso fatti non soltanto da noi, chiaramente siamo deputati a farlo, ma insieme ai nostri servizi tecnico-nautici che sono i piloti e gli ormeggiatori. Vi sono stati dei casi in Italia dove ricordiamo un cargo che nel canale di Otranto era stato abbandonato dagli scafisti con 900 migranti a bordo. Questa nave sarebbe andata a schiantarsi sulle scogliere di Ugento e soltanto grazie all'intervento del nostro personale calatosi dall'elicottero è stato preso il controllo della situazione, è stata salvata la nave, le 900 persone e l'ambiente chiaramente non ha risentito di questa potenziale minaccia. Stiamo standardizzando queste procedure insieme ai piloti e agli ormeggiatori che seguiranno presso questa base aerea del terzo nucleo aereo di Pescara, così come presso la base del primo e del secondo nucleo aereo rispettivamente di Sarzana e di Catania, un training, un addestramento proprio per potersi calare dai nostri elicotteri e svolgere questo tipo di operazioni quando ci dovessimo trovare di fronte a situazioni del genere che richiedono questo tipo di intervento. Parliamo, ammiraglio, di situazioni che sempre più spesso si creano in mare. Sì, possono crearsi, ma per citarne un'altra che è venuta qui, che ha riguardato anche Pescara, nel 2013 una nave incendiata partita da Ravenna che andava in Romania è stata abbandonata dall'equipaggio che si è sottratto chiaramente all'incendio e questa barca andava alla deriva. L'abbiamo monitorata, è stata monitorata, io non ero ancora direttore marittimo, dai colleghi per un giorno e mezzo, quando la temperatura era tale da consentire la possibilità di salire a bordo, siamo saliti a bordo, abbiamo passato un cavo a rimorchiatore e la nave è stata portata in salvo senza che ci fossero problemi particolari per l'ambiente marino. E ora parliamo di istruzione, perché il TAR di Pescara ha ritenuto fondato il ricorso presentato dai comuni di Civitacquana, Rosciano e Catignano contro la Regione Abruzzo inerente il piano regionale della rete scolastica 2017-2018 per quanto concerne l'inserimento dell'istituto scolastico di Civitacquana all'interno dell'istituto comprensivo di Rosciano, a cui afferiscono anche Nociano e Catignano, così come proposto dalla provincia di Pescara. La Regione, su proposta dell'assessore all'istruzione Marinella Sclocco, con deliberazione della giunta regionale 25 del 26 gennaio 2017, ha deciso di rigettare la proposta della provincia, decisione a cui la consigliera provinciale Annalisa Palozzo, i sindaci Angelo Ciarfella di Civitacquana, Enrico Valentini di Catignano e Alberto Segamiglio di Rosciano si sono opposti sin da subito. Abbiamo richiesto all'assessore di rivedere la decisione, hanno dichiarato
dichiarato: dopo vari incontri, non avendo ricevuto delle aperture, siamo stati costretti ad appellarci al TAR per far valere le nostre ragioni, poiché riteniamo che si debbano ascoltare le reali necessità delle nostre aree. Andiamo ancora avanti, torniamo a Pescara, ritorno al sicuro, e questo è il nome della convenzione firmata questa mattina da Tua e dai comuni di Pescara e Francavilla per mettere a disposizione dei più giovani un bus navetta che nelle ore notturne garantirà un collegamento tra i due centri. Il servizio partirà il prossimo 7 luglio e avrà cadenza giornaliera fino ad agosto. Navetta attiva anche nei weekend da settembre a dicembre. Vediamo. È un progetto cui teniamo molto perché in realtà ci abbiamo lavorato da tempo, addirittura io sin dal 2009, tempo della mia prima campagna elettorale da sindaco, avevo questo obiettivo in testa, quello cioè di garantire una modalità di trasporto da Pescara a Francavilla che sia realmente alternativa, che vada incontro alle esigenze rappresentateci essenzialmente dalla popolazione giovanile, quella cioè di muoversi di notte in maniera tranquilla, sicura. Un autobus costa giusto il prezzo di un biglietto, non pone problemi di parcheggio, non pone problemi di ritorno a casa. Adesso iniziamo con Francavilla, ma l'ambizione è di poterla estendere lungo tratti più ampi, naturalmente faccio riferimento a Monte Silvano. Diciamo che abbiamo pensato ai nostri ragazzi, cioè questo spostamento continuo tra le città di Francavilla e Pescara, ormai è un'unica area metropolitana, la possiamo definire, e quindi c'è sempre questo tema della sicurezza, ci siamo preoccupati appunto di dargli un mezzo sicuro, l'autobus di Tua, che potranno prendere dal 7 luglio al 20 agosto tutti i giorni fino alle 4 del mattino. Io credo che sia fondamentale la sicurezza e il concetto di mobilità sostenibile, è un disincentivo all'utilizzo dell'automobile. Ed è anche un servizio ai cittadini per potersi spostare dopo le 10.30 e poter raggiungere ad esempio le varie stazioni, l'aeroporto, e quindi credo che sia un atto fondamentale anche di modernità. Sarà un collegamento che partirà dopo le 23 ogni 35 minuti fino alle 2 di notte per riprendere alle 4 del mattino. Però sarà anche un collegamento sicuro, diciamo, perché specie per i primi giorni sarà anche controllato da guardie giurate, perché insomma vogliamo garantire che i ragazzi che prenderanno l'autobus siano tranquilli anche in questi trasferimenti. Lo faremo tutti i giorni fino al 20 agosto, per poi farlo soltanto di venerdì e sabato fino al 31 dicembre. Quindi insomma, ecco, ragazzi, va bene in discoteca, avranno un mezzo pubblico per muoversi che sarà anche un mezzo sorvegliato. E ora siamo alla pagina della cultura, perché sono stati resi noti i nomi dei vincitori dei 44esimi premi internazionali Flaiano per le sezioni cinema, teatro, televisione e radio. Tra i premiati Alberto Angela, Sabrina Impacciatore, Claudio Amendola e Gianni Amelio. La consegna dei premi si terrà domenica 9 luglio in Piazza Salotto a Pescara. I 44esimi premi Flaiano si riconfermano una grande kermesse e diciamo che arriviamo alla fine di questo progetto culturale che è durato un anno e come al solito c'è un grande entusiasmo e grande fermento per questa serata che il 9 luglio, come già nel 2013 e nel 2014, si svolgerà a Piazza Salotto. E i premiati sono nomi di rilievo sia nel teatro, nel cinema, nella televisione, nella radio e nella letteratura. Ci sarà Claudio Amendola per il cinema e tra l'altro, come sapete, lui ha girato parte del film qui a Pescara, quindi per noi è un elemento importantissimo averlo premiato ed essere premiato per il Flaiano. Poi ci sarà Beppe Severgnini per il suo programma radiofonico che ha riscosso molto successo. Beppe Severgnini non ha bisogno di presentazione, è un grandissimo giornalista e tra le altre cose cura a Milano una scuola di giornalismo e questo è un elemento che sicuramente gli fa onore. Poi ci sarà per il teatro anche Sabrina Impacciatore, un'attrice che non era sicuramente nata per un percorso teatrale ma che invece ha avuto un successo molto importante quest'anno partendo con la sua pièce teatrale da Roma. Ci sarà poi un importante rappresentante della televisione? Crediamo che Angela abbia in questo momento
forse utilizzato il mezzo televisivo nel migliore dei modi, cioè nel modo divulgativo, perché ci ha fatto conoscere una Venezia notturna che ha avuto non soltanto un successo di ascolti, ma che ci ha svelato cose che forse nemmeno immaginavamo di questa meravigliosa città. Ci spostiamo in provincia di Teramo per parlare dell'evento unico di Civitella del Tronto fra arte, cucina e solidarietà. Massimo Bottura, lo chef più famoso al mondo, cucinerà venerdì 7 luglio in Fortezza per una raccolta fondi a favore dei ragazzi disabili del centro Agave di Sant'Egidio alla Vibrata. Metti una sera a cena d'estate in Fortezza a Civitella del Tronto, magari con Massimo Bottura. È un sogno che si realizzerà venerdì 7 luglio, quando il più famoso chef del mondo cucinerà per una raccolta fondi a favore dei ragazzi disabili del centro Agave Onlus di Sant'Egidio alla Vibrata. Quale servizio offre l'Agave? L'Agave è un'associazione che nasce da genitori, i genitori che vivono il problema della disabilità. La prima cosa che ci siamo chiesti è che cosa succede ai nostri figli dopo la scuola, è finita la scuola, non ci sono spazi per loro, non c'è neanche lo spazio magari per farsi una passeggiata da sola con dei coetanei. I nostri progetti si occupano proprio di questo. Un evento unico che vede l'arte culinaria di Bottura per la prima volta in Abruzzo, regione gemellata per l'occasione alle Marche, territori martoriati dagli ultimi eventi sismici e che hanno tanto bisogno di attenzione. Ascoli come partecipa a questa manifestazione? Ascoli, poiché ha sottoscritto ormai 2 anni fa un protocollo di intesa turistica con Civitella del Tronto, visto il susseguirsi degli eventi sismici, abbiamo deciso insieme con il Comune di Civitella di poter contribuire affinché potessimo condividere questa schiera di giornalisti che vengono per l'evento di Bottura, un evento comunque importante e di rilievo nazionale, per poterli poi proiettare la domenica mattina a fare un tour di Ascoli Piceno con l'assaggio gastronomico delle nostre specialità e quindi poter inserire anche Ascoli in questo gemellaggio tra virgolette delle due città. Il merito di questa serata unica con Massimo Bottura è soprattutto dello storico ristoratore civitellese Daniele Zunica, amico personale dello chef, ma soprattutto innamorato del territorio teramano, dinamico e ricco di potenzialità che va rilanciato. Bottura in Abruzzo è un evento fenomenale, nel senso che attualmente è lo chef più importante nel mondo, è uno degli chef più intelligenti e più colti che l'Italia abbia mai avuto. Questo è un evento che io ho sempre, ho dato sempre una spinta a Massimo affinché venisse in Abruzzo, perché merita, l'Abruzzo gastronomico merita, in questo momento particolare ha bisogno di visibilità e quindi arriva Massimo per un evento benefico. Restiamo in provincia di Teramo, ci spostiamo un po' più a sud perché è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la 22esima edizione di Roseto Opera Prima. Torna puntuale anche quest'anno Roseto Opera Prima, la kermesse giunta alla sua 22esima edizione e il festival cinematografico di Roseto degli Abruzzi, ideato dal regista Tonino Valeri nel 1996, dedicato ai registi esordienti del cinema italiano. Fra gli ospiti di questa edizione anche l'attore abruzzese Lino Guanciale. La manifestazione prenderà il via domenica 9 luglio per concludersi sabato 15. 22esima edizione, nata da un'idea di Tonino Valeri in collaborazione con Mario Giunco, tra l'altro la prima edizione dopo la scomparsa di Tonino Valeri, quindi quest'anno noi abbiamo voluto un'edizione ricca sia come ospiti sia come film in concorso. Partiremo domenica sera con la presenza di Ricky Tognazzi e Simona Izzo insieme al maestro del cinema Enrico Vanzina. Proseguiranno per tutta la settimana le proiezioni dei film per arrivare all'ultima sera che ci prevederà la presenza di Rocío Muñoz Morales e Lino Guanciale. Il tutto durante la settimana con proiezione di film e anche di corti. E quindi poi la serata finale il premio sarà dedicato proprio a Tonino Valeri. Una manifestazione che noi puntiamo a far crescere sempre di più perché, come dicevi bene, sta acquisendo una valenza nazionale e nell'ambiente del cinema questo appuntamento è molto sentito e anche riconosciuto.
Passiamo alla pagina sportiva, in particolare al calcio, per parlare del Pescara, perché mentre continuano ad esserci ancora delle incertezze sui fronti relativi a Ganz e Koulibaly, il Pescara si avvicina all'attaccante Massimiliano Gatto, che potrebbe arrivare in prestito dal Chievo Verona. Possibile ritorno per Capelluzzo dall'altra formazione veronese, l'Hellas. Su Pigliacelli e Nicastro c'è sempre l'Avellino, ma Zeman vorrebbe bloccare i loro trasferimenti per valutarli durante il ritiro. Vediamo il servizio. La questione Ganz continua a disturbare i sonni del Pescara. L'interesse del Palermo è forte, l'inserimento del neo DS rosanero Fabio Lupo è stato deciso. I siciliani fanno sul serio e lo hanno fatto intendere sia alla Juventus, proprietaria del cartellino dell'attaccante, sia all'agente Davide Lippi. Il presidente Sebastiani però può far leva sulla volontà del giocatore, che ha spinto per una piazza che credesse fermamente in lui. Zeman lo ha messo al centro del suo progetto di rilancio, al centro del suo ipotetico tridente. Dunque massima fiducia e la possibilità, stando agli standard zemaniani, in caso di positiva stagione, di un campionato anche da 20 gol. Basterà questa prospettiva per convincere ancora Ganz a sposare il biancazzurro, o il giocatore cederà al maggior blasone e quasi certamente alla maggiore forza economica del Palermo? Zeman e Sebastiani sperano nella prima ipotesi. Un'altra vicenda che si trascina da tempo è quella legata a Koulibaly. Anche dopo i contatti di ieri sembra che l'Udinese, che sta facendo un pensierino anche a Zampano, vista la probabile partenza del terzino Widmer, sia in vantaggio e abbia superato Inter, Juventus e Genoa nella corsa al gioiellino senegalese. Ma ormai sbilanciarsi è davvero difficile, visto che Koulibaly è sembrato giocatore di tante squadre in questi due mesi. In caso di fumata bianca col club della famiglia Pozzo, non è da escludere che il giocatore possa restare un anno in prestito in riva all'Adriatico. Intanto il Pescara pensa anche ad altri obiettivi? Così si riaprono due fronti. Uno è quello della mezzala Matteo Pessina. Il giocatore di proprietà del Milan dovrebbe passare all'Atalanta nell'affare conti e gli orobici poi potrebbero girarlo in prestito proprio alla corte di Zeman. L'altro fronte è quello del ritorno del centravanti Pierluigi Capelluzzo, che arriverebbe dal Verona in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il nome nuovo delle ultime ore è invece quello dell'attaccante esterno Massimiliano Gatto. Reduce dalla difficile stagione di Pisa, il fratello dell'ex lancianese Leonardo arriverebbe in prestito dal Chievo Verona. Il Delfino deve però superare la concorrenza del Parma. Sul fronte partenze sembra invece essere giunto il veto di Zeman alla immediata partenza del portiere Pigliacelli e dell'esterno Nicastro, di rientro dai prestiti di Trapani e Perugia e richiesti dall'Avellino. Prima di prendere decisioni, il boemo li vuole allenare e valutare dal vivo per verificare se possono essere utili al suo progetto tecnico. Siamo alla Lega Pro, perché verrà presentato questo pomeriggio alle 16 allo stadio Bonolis Emilio Capaldi, nuovo direttore generale del Teramo, che prenderà il posto di Gianluca Scacchioli. Sul fronte mercato, praticamente svanito l'arrivo del 25enne attaccante Polidori, di proprietà del Pescara, che si accaserà in Serie B. Quasi fatta invece per il 24enne Candido dal Bassano e per i giocatori di proprietà del Pescara, in particolare il portiere Thomas Calore, il centrocampista Paolucci e l'attaccante Milillo. E questa era l'ultima notizia per questa prima edizione del TG6. L'informazione torna alle 19 per la seconda edizione. Grazie come sempre per averci seguito. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.